tutti, ben arrivati in un nuovo video. Oggi, video di terminati beauty delle ultime settimane, dell'ultimo mese, ho deciso questo giro di dividere il video per quanto riguarda prodotti in generale per la cura del corpo e per i capelli, perché per la maggior parte sono cura del corpo e dei capelli, da quelli della skincare, altrimenti questo video probabilmente sarebbe durato anche mezz'ora, 40 minuti abbondantemente, perché ho terminato tantissimi prodotti di skincare delle due linee che io tendenzialmente acquisto, che sono quelli del brand Veralab e quelli del brand Sweet As Cosmetics. Dato che sono dei prodotti che io acquisto ormai da anni e che mi piacciono e dei quali proprio mi sento entrambi i brand di consigliarvi, ho pensato di registrare un video dedicato a quella che è la mia skincare per farvi vedere tutti i prodotti che ho terminato. Ora vedrò in che modalità, se magari un pochettino più spiegate così, perché chiaramente i prodotti essendo terminati non posso farveli vedere in uso, però cercando di essere il più esaustiva possibile. Partiamo da un prodotto che in realtà mi dispiace un po' bocciare, però non mi è piaciuto per niente, l'ho trovato troppo per i miei capelli, nonostante appunto sia un prodotto per tutti i tipi di capelli e principalmente per uso quotidiano. Mi spiace. Il prodotto bocciato è questo qua di Dove. Questo è lo shampoo per tutti i tipi di capelli, idratazione quotidiana. Idrata e fortifica i capelli rendendolo fino a 10 volte più resistenti. Allora, non mi è piaciuto perché me li andava a sporcare, basta. Purtroppo questo prodotto non mi è piaciuto perché i miei capelli, non lo so, forse era troppo per loro. Io puntualmente la volta in cui li lavavo, già il giorno stesso non mi sembravano così puliti e il giorno dopo erano palesemente da rilavare, li sentivo proprio appesantiti troppo, quindi non propriamente secondo me uno shampoo da utilizzo quotidiano. E gli ho dato più possibilità, oltretutto l'ho utilizzato specialmente nel periodo estivo, nel quale i capelli li lavavo tra sudore, tra mare, tra cappellino tutti i giorni al lavoro, veramente molto 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 di frequente. Io gli shampoo tendo sempre ad alternarli, però questo qua mi ha lasciato un po' a desiderare, tant'è vero che per finirlo è stato veramente un trauma. Al contrario di Dove, sto amando tantissimo la maschera ristrutturante, amo tantissimi prodotti corpo, amo tanti altri prodotti, ma purtroppo questo qua non mi ha entusiasmato tanto. Se avete provato della stessa linea, quindi quella dedicata agli shampoo, le altre, perché esistono, questa qua è quella col tappino azzurro, quindi non blu, vedete, se avete provato della linea shampoo le altre, se avete provato della linea shampoo le altre linee, vabbè, le altre formulazioni, fatemi sapere e datemi un vostro feedback. Personalmente questo qua non mi è piaciuto. Sempre per quanto riguarda i capelli e sempre per quanto riguarda lo shampoo, questo qua l'ho terminato, è un prodotto che avevo scoperto all'incirca un anno fa e che mi è piaciuto tantissimo. Probabilmente nel periodo estivo era un prodotto che per me non andava bene, però vorrei iniziare a riprenderlo adesso per il periodo invernale. Io lo trovo da Esselunga, spesso in super offerta, quindi a un costo anche molto vantaggioso. Sto parlando di questo qua, cute e sensibile di Head & Shoulder. Questo qua è un 72 ore di protezione per secchezza, forfora e prurito. Io non ho problemi di forfora, né di prurito, né di secchezza alla cute, però cercavo un qualche cosa che fosse adatto alla mia cute, abbastanza sensibile, e ero ricaduta su questo, incuriosita. In realtà mi piace molto anche perché appunto anche una formula purificante della cute, quindi una volta a settimana cerco di utilizzarlo. Sono 400 ml di prodotto, per finirlo ovviamente ci vuole tantissimo tempo, però è un prodotto molto molto valido e quindi questo qua mi sento di consigliarlo. Ne ho già parlato abbondantemente altre volte, quindi preferirei non soffermarmici oltre. Sempre di Head & Shoulder, e questo se avete visto il video dei bocciati random, o forse era proprio dedicato al beauty, non mi ricordo, però proprio questo qua no. Sempre di Head & Shoulder ho odiato questo qua è praticamente un balsamo di quelli maschera in tubetto e con con argan e olio d'avocado. Il problema di questa qua è che io effettivamente usarla o non usarla era la stessa identica cosa, le punte mi rimanevano paglia e nonostante comunque io dal parrucchiere vado più o meno ogni 2 mesi,
Quindi diciamo che e non ho i capelli tinti, quindi non ho decolorazioni o colorazioni che magari i miei capelli possono essere secchi, ma durante il periodo estivo ho utilizzato questo qua ed è stato terribile, una vita per finirlo, questi qua sono 275 ml, anche perché ovviamente essendo uno shampoo io cosa facevo? Scusatemi, un balsamo, lo utilizzavo solo sulla parte finale delle lunghezze, non mi è piaciuto. Al contrario, questa è stata una super scoperta, quindi se lo addocchiate provatelo. Perché mi è piaciuto tanto e mi è dispiaciuto anche tanto averlo finito, l'ho preso da risparmio casa, oltretutto senza grandi aspettative, e però è stata una super scoperta. Questo qui della Herbal Essence al pompelmo e menta di Mosa, idrata senza appesantire, 90% di origine naturale, 0% di coloranti, paraffina ed è un balsamo fatto in tubetto. Allora, la profumazione è molto fresca, molto agrumata e gradevole. C'è da dire che i capelli vi restano anche profumati e l'odore non è per nulla fastidioso, almeno personalmente poi la questione odori è appunto molto molto soggettiva. Però la cosa che mi è piaciuta di questo è che effettivamente, come dice, idrata senza appesantire. La cosa che temevo io è che potesse essere troppo e rendermi i capelli non tanto pesanti, ma sì, forse troppo. In realtà la cosa che ho amato è proprio il fatto che i capelli risultassero idratati, morbidi, facili da pettinare, ma soprattutto senza essere troppo appesantiti. Questo qua l'avevo pagato, se non erro, 1,99 euro, sono 200 ml di prodotto e mi sento veramente di consigliarvelo. Se avete provato della stessa linea anche lo shampoo, fatemi sapere perché potrebbe essere il prossimo acquisto da fare. Ve la faccio rivedere. E questa veramente è stata una super 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 scoperta, ve la consiglio tantissimo. Ho terminato poi due doccia schiuma, bagno schiuma, pardon, bagno doccia crema, le ho dette tutte. Queste qua della spuma di champagne della linea Benessere. Ho terminato quello vellutante con olio di macadamia e quinoa, che è questo qui. A parte il packaging, che secondo me è bellissimo, di queste bottigliette qua, il profumo è buonissimo. Sono profumazioni molto avvolgenti, delicate, non stucchevoli. Di questa linea ce ne sono tantissime, tantissime varianti. Questo qua mi è piaciuto tanto, e forse ancora di più di questo qua, anche se questo mi è piaciuto tantissimo. Sono 500 ml di prodotto, li avevo acquistati, se ricordo bene, in offerta da risparmio casa, quasi tutto ho comprato in offerta. E la cosa che mi piace è che lascia la pelle morbida, idratata, vi dà proprio questa idea di coccola una volta che vi siete lavati. E stessa cosa vale per questo qua, che invece è quello emolliente con muschio bianco e fiori di Tiare. Sono entrambi validissimi, costo comunque in offerta mi pare sull'1,50 euro, una cosa del genere, comunque assolutamente ad un prezzo abbordabile. Io ovviamente ne ho finiti due nel giro di un mese e mezzo, anche perché era il periodo in cui ancora faceva tanto caldo, quindi docce su docce su docce, perché questi prodotti li ho finiti quasi tutti tendenzialmente nel mese di fine agosto e settembre, considerato che oggi che sto registrando è 13 ottobre, quindi per farvi un po' capire che questi qua sono stati super utilizzati. Oltretutto li avevo già testati diversi anni fa e mi erano piaciuti e ne avevo sentito parlare da altre ragazze che seguo in maniera positiva, mi sono detta, dato che ci sono, li riprovo. Sicuramente per quanto riguarda il fattore idratazione, per il periodo che sta arrivando, preferisco un qualche cosa di ancora più idratante. Però questi qua, se non avete grosse esigenze, per quanto riguarda i bagno doccia, possono essere adatti a voi, super consigliati. Poi, altro prodotto terminato sotto la doccia, vabbè, non mi ci soffermo più di tanto, ho terminato l'ennesimo intimo della Neutromed, questo qua è detergente intimo con complesso micellare della linea freschezza con azione antibatterica. Questo qua lo trovo spesso e volentieri in offerta, tipo 0,89 euro, 0,99, sono 200 ml di prodotto, ne tengo uno sul bidet e uno sotto la doccia, motivo per il quale questo qua è finito. Di Dove ho terminato l'ennesima confezione di questa, non vorrei soffermarmi più di tanto, ne sto finendo l'ultima che avevo e poi dopodiché passerò a qualche cosa di un pochettino più consistente per quanto riguarda l'idratazione. Questa qua è una crema spray
che io utilizzo nel periodo, diciamo, tarda primavera fino ai primi autunni, poi quando inizia a fare troppo freddo, questa qua è veramente molto leggera, però la compro ogni anno e quindi basta, non ve ne sto neanche a parlare più di tanto. Ho terminato l'ennesima matita per le sopracciglia, in realtà ne sto finendo anche un'altra, anche se questa qua di Benefit non vorrei soffermarmi più di tanto. E poi purtroppo c'è un prodotto bocciato, ma non tanto bocciato per il prodotto di per sé, ma per quanto riguarda secondo me il packaging. Allora, io adoro lei e adoro il brand, mi trovo molto bene con tutti i prodotti che ho acquistato. Un prodotto che ho quasi terminato, perché in realtà l'ho trasferito in un'altra confezione, è questa crema mani igienizzante che si chiama Happy Hands di Sweetest Cosmetics. Contiene dentro clorexidina, sì, e oli essenziali. Questa qua mi piace l'idea della crema mani igienizzante da borsa. La cosa che non mi è piaciuta, motivo per il quale vi dicevo un po' la boccio, è il packaging, perché ha questa apertura fatta qua, praticamente voi premete e da qua fuoriesce il prodotto da questo piccolo foro. Il prodotto, non essendo un prodotto propriamente liquido, ma quindi di una certa consistenza, fa fatica a uscire, quindi delle volte voi magari premete o non vi esce niente, o vi esce un quantitativo sproporzionato di prodotto, motivo per il quale l'ho dovuta trasferire. L'ho messa in un pottino da messa vicino al comodino in modo tale da utilizzarla la sera, perché qua dentro è scomodissima. Forse avrei preferito un qualche cosa in tubetto, che quantomeno pigiate e il prodotto, anche se è di una consistenza un pochettino più importante, quindi un pochettino più densa, riesce a fuoriuscire. Così da qua io personalmente ho avuto grosse difficoltà, ci ho provato un paio di volte, ripeto, a volte con scarsi risultati, a volte usciva troppo prodotto. Il prodotto di per sé è una classica crema mani idratante, forse ci mette un cicinino in più ad asciugarsi, però dipende anche chiaramente da quanto prodotto poi tirate fuori dal boccettino. In realtà raggiunge un po' la sufficienza. Ho delle altre preferenze per quanto riguarda le creme mani. Rivedrei forse il packaging esterno, perché veramente lo trovo molto 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 scomodo. Fine, questi erano i prodotti che ho terminato in questo ultimo mese e mezzo. In realtà ce ne sono tanti altri che sto terminando. Per quanto riguarda quelli di skincare, registrerò un video a parte, fatemi sapere se ovviamente vi può interessare, però giusto per dirvi quali sono i miei prodotti preferiti di questi due brand che vi ho accennato inizio video. Spero come sempre che il video vi sia stato utile, attendo i vostri feedback qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!